Signore. Amen. Vogliamo passare alla lettura della parola di Dio. Vi chiedo di stare in piedi, sono pochi versi. La dramma perduta. Luca 15, dal verso 8. Oppure qual è quella donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. Nel capitolo 15 dell'Evangelo di Luca troviamo diverse parabole che ci parlano di qualcosa che era smarrito e che poi è stato ritrovato. Infatti dal primo verso del capitolo 15 possiamo leggere la parabola della pecora smarrita, che conosciamo tutti quanti molto bene. Ora, per qualche istante vogliamo lasciare, poi riprenderemo, la chiave di lettura vera di questi brani. E un po' vogliamo addentrarci su questa parabola che ci parla di un disagio che si è venuto a creare in una casa. E questa è una donna che ha perso questa moneta, diciamo, questa dramma che fa parte di una serie di dramme, abbiamo letto erano 10, che di solito venivano incastonate in un copricapo e rendevano questa donna attraverso questo copricapo composto anche da queste dramme presentabile davanti al suo sposo, al suo fidanzato. E quindi diciamo che più che il valore in se stesso della dramma è un po' la perdita di un simbolo di affetto, insomma di un qualcosa a cui ci si tiene tanto. Il valore delle cose a volte non è espresso solo, diciamo, nel valore puramente economico, finanziario, a volte c'è il valore affettivo, è vero, di un oggetto, è vero? Quando riceviamo qualcosa magari dai nostri cari, qualcosa che abbiamo ricevuto forse negli anni dai nostri nonni, dai nostri genitori, ci teniamo a quell'oggetto, a quella cosa che abbiamo ricevuto. Ovviamente noi credenti non ne facciamo mai un idolo, che sia ben chiaro, però a volte c'è questo ricordo, questo valore che viene attribuito a qualcosa che abbiamo ricevuto. E si subito instaura nella casa, nel cuore di questa donna che ha perso questo dramma, subito una condizione di disagio, di paura, insomma, di non poter più ritrovare quell'oggetto che è andato perduto. Credo che al di là delle cose materiali che noi abbiamo, da quando abbiamo incontrato Cristo Gesù, abbiamo questa certezza che da Dio stesso, oltre alle cose terrene, alle cose materiali, di cui Dio generosamente ci provvede, e di questo ne siamo grati al Signore, amen. Il Signore ci ha provveduto tanto nella sua grazia, tanto bene spirituale. E vogliamo considerare qualche dramma che il Signore ci ha dato nella sua grazia. Possiamo parlare ad esempio della fede, è vero? Della speranza, della salvezza, della luce, dell'illuminazione della parola di Dio. Quante cose possiamo noi testimoniare come credenti che abbiamo ricevuto dal Signore
queste cose le stimiamo tanto e le consideriamo davvero di grande valore. Amen. E voglio considerare proprio la fede come un qualcosa di molto importante, una virtù, questa essenziale alla base della vita del credente, perché la Bibbia ci dice chiaramente che senza fede è impossibile piacere al Signore. È vero? Leggiamo questo in Ebrei capitolo 11, dove in quel capitolo leggiamo le innumerevoli gesta e azioni gloriose che tanti uomini e donne di Dio hanno compiuto per fede, per fede, per fede. Ripetutamente leggiamo questa frase, per fede, per fede. Non sia mai che smarriamo la fede. Non sia mai che questa sia una dramma che forse in questo momento della nostra vita è smarrita. La donna qui che leggiamo in questa parabola si dimostra subito dispiaciuta, subito comprende la gravità della situazione e poi vedremo, farà dei passi molto importanti. Possiamo perdere qualcosa che il Signore ci ha dato? Certo. Come ha perso questa dramma, questa donna? L'ha fatto volutamente? No, certamente no. Io credo che queste erano le cose a cui forse ci si tiene di più e si cerca sempre di conservarle, di custodirle con estrema attenzione. Ma noi sappiamo che c'è un nemico delle anime nostre che vuole distruggere. Lui non è un pastore, è un mercenario che viene per distruggere, per depredare il gregge del Signore. Il nostro Signore Cristo Gesù invece è il nostro buon pastore che si prende cura di noi, e poi verremo alla vera chiave di lettura di questo brano. Ma è possibile cadere in questa terribile situazione di ritrovarci a non avere più fede, più fiducia nel Signore? Certo, forse non in modo ostentato lo diciamo, o potremmo dirlo, o comunque comunicarlo ad altri, ma il nostro stile di vita, il nostro atteggiamento, il fatto che non siamo più disposti, propensi a cercare il Signore, a pregarlo con tutto il cuore, sono segni che manifestano questa mancanza di fede, di fiducia nel Signore. Certi sentimenti che animano il nostro cuore, anzi che turbano la nostra mente e il nostro cuore, la preoccupazione, a volte l'angoscia o la disperazione, che sfociano poi in cose che non dovrebbero far parte del corredo cristiano, la maldicenza, il mormorio. E questa mattina vogliamo dire, Signore, non vogliamo mai perdere. Alleluia. O se è capitato, aiutaci subito a ritrovare la nostra vera, completa fiducia in Cristo Gesù. La fede è ben preziosa, più dell'oro, dirà l'Apostolo Pietro. Non la possiamo commerciare, fratelli e sorelle. Non potete dare in cambio la vostra fede con qualcosa che abbia un valore materiale. Ma la parola di Dio ci dice che la fede ha più valore dell'oro che perisce. Ed è giusto che come credenti attribuiamo il valore alle cose che abbiamo ricevuto dal Signore, a quelle spirituali in modo particolare, gli diamo il giusto valore, comprendiamo il grande valore che hanno. Signore, aiutaci ad avere piena fiducia nella Tua parola. Aiutaci, Signore, se per caso, forse inavvertitamente, forse per le situazioni e le circostanze che si sono create nella mia vita, sto perdendo questa fiducia in te.
Sto mancando di pregarti, di invocarti, Signore, di cercarti con tutto il cuore. O forse le ansie, le preoccupazioni stanno prendendo il sopravvento nella mia vita. Signore, aiutami a trovare subito, immediatamente, quello che ho perso. Ho combattuto il buon combattimento, dirà l'apostolo Paolo scrivendo a Timoteo. Ho finito la corsa. Poi dice, ho conservato la fede. Non l'ho persa, l'ho conservata, perché era la cosa più preziosa, più importante da conservare, da non perdere. Che il Signore ci dia grazia davvero di condurre la nostra vita con grande attenzione per le cose che noi abbiamo ricevuto in dono attraverso la grazia in Cristo Gesù. E c'è un'altra cosa che volevo insieme a voi considerare, ed è proprio la salvezza che è legata anche alla gioia che abbiamo ricevuto da quando abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore. E la gioia che è stata espressa pubblicamente, e forse anche con lacrime di commozione, perché eravamo immeritevoli, indegni, perché eravamo all'oscuro di quello che Cristo aveva fatto per noi e di come Cristo invece intendeva operare nella nostra vita. E quando abbiamo incontrato Cristo Gesù, abbiamo sentito tutti gli effetti, tutta la potenza di quella gioia che è venuta a dimorare nel nostro cuore, perché siamo stati perdonati, siamo stati purificati da ogni iniquità. Il Signore ci ha lavati col suo prezioso sangue. E anche se inizialmente lo Spirito Santo ci ha rivelato la nostra condizione di sporcizia, di iniquità, di peccato dal punto di vista spirituale, abbiamo trovato subito la risoluzione, la risposta al nostro problema. E la risposta è stata Cristo Gesù. Egli è morto per darci salvezza, per darci la vita. Dirà Gesù, il ladro non viene se non per rubare, per ammazzare, per distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E questa salvezza, questa vita, questa gioia che abbiamo ricevuto nella grazia, Signore, fa che non venga smarrita. Diceva il salmista, Salmo 51, verso 12, dopo aver commesso una serie di peccati davanti al Signore, si accosta con tutto il cuore, con tutta sincerità, dicendomi, rendimi la gioia della tua salvezza, e uno spirito volenteroso mi sostenga. Forse hai smarrito questa gioia, forse questo entusiasmo è stato perso. E forse tutto quello che puoi dire o puoi fare è allargare le braccia e dire, beh, non è colpa mia, per una serie di circostanze, di situazioni che non dipendono certamente da me, ma sono esterne alla mia vita, mi hanno procurato questo disagio, non sento più questa gioia. La gioia che è il motore della vita del credente. Quando noi svolgiamo un servizio, se non c'è gioia nel farlo, fratelli e sorelle, quel servizio è un peso. È vero? Quel servizio procura stanchezza. Quel servizio è un impedimento e non mi permette di fare altro. Ma quando invece c'è questa gioia nei nostri cuori, tutto quello che facciamo per il Signore, ripeto, tutto quello che facciamo per il Signore, dalle cose più piccole alle cose più in vista, è una gioia. Perché lo facciamo per il Signore.
perché siamo mossi dallo Spirito Santo e una parte del frutto dello Spirito Santo è appunto la gioia che ci anima. Rendimi la gioia, Signore. Sentiamo gioia, fratelli e sorelle, quando partecipiamo ai culti. O forse perché è solo domenica e sono le 8:30 e devo andare al culto. Ci andiamo con l'intenzione e con questo sano desiderio che il Signore vuole benedirci, che possiamo incontrarci con i fratelli e le sorelle e possiamo insieme offrire il nostro culto al Signore. E mentre offriamo il nostro culto al Signore, il Signore benedice l'anima nostra e sentiamo gioia. Di quanti pesi siamo appesantiti e circondati nella nostra quotidianità. Vero, fratelli e sorelle? Non si sentono altre che cattive notizie, che brutte notizie. Poi alle notizie si aggiungono le immagini, vero? E poi queste sono le cose esterne che vediamo, che sentiamo. E poi le difficoltà che ci stringono intorno personalmente, difficoltà familiari, le nostre difficoltà intrinseche, i nostri sentimenti che nessuno conosce, che conosce solo il Signore. Forse la solitudine, forse quella depressione, quella malinconia. Ed è tutto un carico. Ci sentiamo schiacciati. Ma Davide si rivolge al Signore in questa preghiera perché sente che quella è una dramma che deve essere assolutamente recuperata. Rendimi la gioia, Signore, della tua salvezza. Signore, rendici la gioia della tua salvezza. Se è una dramma che abbiamo smarrito, aiutaci a recuperarla al più presto. Ma voglio arrivare alla vera interpretazione di questo brano. A volte ci mettiamo, spesso e volentieri, sempre noi al centro dell'attenzione, quando in realtà colui che sembra che abbia smarrito qualcosa, o la pecora, in questo caso la dramma, è il Signore stesso. Il Signore non si dà per vinto. È pronto a lasciare le 99 pecore per andare a recuperare quella perduta. Il Signore ci ha assegnato un valore incredibilmente alto, più di quello che qualsiasi uomo possa darci, possa dare alla nostra vita. Siamo costati il sangue prezioso di Cristo Gesù. Non c'è un prezzo più alto. L'Apostolo Pietro, in modo chiaro, dirà: non siete stati acquistati con oro e argento, ma con il prezioso sangue di Cristo Gesù. Il valore che Dio ha assegnato alla nostra vita è un valore davvero molto alto. E il Signore ci tiene alla nostra vita. Per il Signore siamo preziosi. Siamo la sua proprietà particolare. Siamo tenuti in considerazione come la pupilla dell'occhio suo. Guai a chi tocca i suoi unti, guai a chi tocca i suoi santi, perché il Signore ci ama di un amore straordinario, non misurabile, non spiegabile, non definibile, non quantificabile. Egli ci ama di un amore smisurato. Ha lasciato la sua gloria al Signore affinché tua anima cara non diventassi una eterna dramma perduta, ma affinché la tua vita potesse essere recuperata.
E a volte, quando parliamo di vite recuperate, a me mi viene subito in mente le tante vite distrutte che ho avuto modo di poter vedere, verificare, ascoltare, a volte da testimonianze di giovani ragazzi, di giovani ragazze che a causa della loro vita dissoluta hanno letteralmente distrutto la loro esistenza. E hanno distrutto i loro rapporti familiari, hanno distrutto tutto ciò che era nelle loro mani. Quante storie, quanti uomini ho visto con i miei occhi che mi raccontavano questo. E mentre raccontavano le loro storie, immaginavo a che punto il diavolo, Satana, li aveva oppressi. Gli aveva tolto ogni dignità. Mi ricordo di un fratello, oggi grazie a Dio un fratello, che avendo avuto problemi con l'alcol, mi raccontava e diceva: io ogni mattina, prima di andare a lavorare, dovevo passare da un bar, da un alimentari, per andarmi a comprare una bottiglia di alcol, di superalcolico. E quello non mi bastava, poi ne dovevo andare a comprare un'altra. E diceva: mi ero ridotto ormai a spendere tutto quello che avevo, non mi bastava più lo stipendio. E talmente era forte il desiderio che di notte strisciavo lungo l'appartamento per arrivare nella stanza di mio figlio, per andare a rubargli gli spiccioli che aveva. Vedete, questa è una delle tantissime storie di vite distrutte, ma Cristo è venuto a recuperare. E vedere davanti a me un uomo completamente sano di mente, libero da vizi e legami. E non voglio ricorrere solo a queste figure estreme, perché a volte pensiamo che i perduti sono quelli. No, io ero perduto, fratelli e sorelle, a causa del mio peccato. Ero un figlio di credenti. Ho fatto la scuola domenicale da piccino. Ho cercato di mantenere un ordine dal punto di vista morale ed etico, biblico. Ma davanti a me, quando ho incontrato Cristo Gesù, ho visto tutta la mia sporcizia, ho visto il mio peccato e ho visto che ero perduto. Anima cara, se ti senti perduto, perduta, in questo mondo di tenebre, se forse più che qualcosa pensi che tu abbia potuto smarrire, proprio la tua vita è persa, la tua vita è andata perduta, forse pensi che non puoi recuperare più nulla di tutte quelle scelte che hanno determinato conseguenze disastrose nella tua vita. Il Signore è venuto per recuperare ciò che era perduto. Luca capitolo 19 verso 10, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ed è questa la chiave, la vera chiave di lettura di questo brano, perché Gesù ricorderà della gioia, della festa che c'è nei cieli per una sola anima che viene salvata. Di nuovo, considera la gioia del tuo Signore. Se questa mattina la tua anima, la tua vita possa essere recuperata in Cristo Gesù, considera la stima, l'amore e il valore che Dio ha dato alla tua vita. Perché
Perché se tu accetterai Gesù nel tuo cuore come tuo personale Salvatore e Signore, prima di arrivare al battesimo, perché è giusto che poi si arrivi anche a questo, è biblico, il Signore, vedendo la tua salvezza, operando la salvezza nella tua vita, manifesterà questa gioia, e nei cieli ci sarà questa festa, questa gioia, perché è stato recuperato ciò che era perduto. Il Signore è intento a salvare l'anima tua. Il Signore sta ancora cercando. Finirà questo tempo, ma questo è il tempo ancora in cui Cristo sta girando, sta monitorando, sta passeggiando per le vie di questo mondo per cercare di salvare ciò che è perduto. E lo sta facendo attraverso la predicazione della parola, perché questo è il ministero che è stato affidato alla Chiesa ed è questo il mezzo per la quale è possibile essere salvati. La parola di Cristo produce fede, quella fede produce salvezza nel cuore dell'uomo. E concludo con il modo, le modalità con cui questa donna descritta in questa parabola si accinge a cercare questa dramma. Innanzitutto non dice: bene, ho altre 9, pazienza, ho 99 pecore, per una che se n'è persa. No, il Signore è tenace, è forte, non si perde mai d'animo e va a recuperare quello che è andato perduto. E io mi sento come una di quelle pecore. Amen. È solo per la grazia di Dio, fratelli e sorelle, è solo per la forza, per la potenza del suo amore, della sua grazia, che io mi trovo qui alla sua presenza in mezzo a voi. Trovata quella moneta, perché prima di trovarla questa donna accende il lume. Come si fa a trovare qualcosa al buio? Se non fosse per la parola di Cristo, questa lampada che illumina il nostro sentiero, illumina il nostro cammino. E io voglio ringraziare il Signore per questa parola meravigliosa che è giunta profondamente nel mio cuore e che giunge sempre in modo propizio, puntuale, forte nel mio cuore. Questa parola è una luce che rischiara e mi fa vedere le cose che ho smarrito, che ho perso. Dicevo prima, può essere la fede, la gioia, la salvezza, può essere la speranza. E questa luce rischiara. Vogliamo accostarci davvero sempre con più desiderio alla parola di Cristo. Vogliamo sentire la gioia di essere pronti ad ascoltare il messaggio della parola di Dio, perché questo messaggio produce degli effetti straordinari nel nostro cuore se siamo ben disposti. E poi, dopo aver acceso il lume, non basta, sapete? Non basta solo accendere il lume, inizia a spazzare. La parola ci illumina, ci rende noto, e noi tante volte lo raffiguriamo, perché anche la Bibbia stessa si autodefinisce come uno specchio. Noi ci specchiamo, è vero, e quando ci specchiamo scopriamo la necessità di metterci in ordine. Bisogna spazzare, bisogna che il nostro cuore sia ripulito da cose che non devono essere presenti nel nostro cuore. Signore, pulisci, aiutami, Signore, purifica il mio cuore. Questa donna, mi piace vederla come la figura di Cristo, che con la sua parola ci illumina,
che con la potenza del sangue che egli ha versato sulla croce ci purifica da ogni peccato. E che poi quando siamo raggiunti dalla salvezza c'è una gran festa in cielo. E questo è accaduto per ciascuno di noi, fratelli e sorelle, e può accadere questa mattina per quanti non hanno ancora incontrato Gesù come loro personale Salvatore e Signore. E questa mattina vogliamo accostarci al Signore con tutto il nostro cuore. E se c'è qualcosa che abbiamo smarrito nella nostra vita, se il Signore ha messo in evidenza questa mattina che dobbiamo forse adoperarci per cercare quello che abbiamo perduto, vogliamo accettare questo ultimo consiglio che viene dalla parola di Dio. In Geremia capitolo 29 verso 13. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle. Non vogliamo scoraggiarci, fratelli e sorelle, per le situazioni della vita. Non vogliamo scoraggiarci quando il nemico delle anime nostre mostra i suoi muscoli, la sua potenza, la sua forza. Non vogliamo scoraggiarci, fratelli e sorelle, non ci sia rassegnazione nella nostra vita cristiana. Non allarghiamo mai le braccia dicendo tanto le cose vanno così, tanto queste cose stanno andando nello stesso modo dappertutto, ma vogliamo essere di coloro che non smettono con insistenza di cercare il Signore, di cercare l'Eterno. Perché questo ritornerà solo ed esclusivamente a nostro beneficio. Mi lascerò trovare. Vogliamo cercare il Signore. Se c'è qualcosa che abbiamo perso, se c'è qualcosa che abbiamo smarrito, oppure in mezzo a noi, forse da casa qualcuno ci sta ascoltando, tu stesso ti senti perso, ti senti un'anima persa nell'oblio di questo mondo di tenebre, allora sappi che Gesù è in cerca proprio di te, perché Gesù sta cercando ciò che è perduto. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Raggiungi ogni anima, Signore. Raggiungi ogni cuore smarrito, Signore. Prima, Signore, che sia troppo tardi, Signore. Prima che venga commesso, Signore, un atto dalla quale non ci si può più tornare indietro. Salva, Signore, recupera, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Gesù. Gloria al tuo nome. Siamo preziosi agli occhi tuoi, Signore. Ci hai stimati degni, Signore, di essere acquistati col prezioso sangue di Cristo Gesù, il tuo unigenito, Signore, l'agnello di Dio, l'agnello senza peccato, l'agnello che ha offerto se stesso puro da ogni colpa. Alleluia, gloria al tuo nome, gloria a te.